Ti amo campionato, perché non sei falsato, no no non sei falsato, a me mi è risembrato falsato, ma han detto che non sei falsato, ha detto Umberto Agnelli, che sono state solo delle sviste, due o tre sviste arbitrali, ma a me mi era sembrato che già da molto tempo qualcosa stava accadendo, ad esempio in Juve Udinese dell'1 novembre 97, il signor Cesari non ha convalidato un gol che aveva fatto Birov, che era entrato di tanto così, diciamo delle dimensioni tipo Rocco Siffredi. E poco dopo in Juve Lazio c'è stata un'azione in cui Del Piero è stato atterrato in area, l'arbitro ha detto regola del vantaggio, Inzaghi ha preso il palo e subito dopo l'arbitro ha detto non è più regola del vantaggio, diamo il rigore alla Juve. Ma questo è stato fatto nel segno dell'amore, io non vado certo a pensare che ci siano dietro delle cose sporche, no 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 no, è stato fatto tutto nel nome dell'amore, in nome del campionato, del buon svolgimento e dell'amore fra le squadre. Io non porto nessun risentimento, perché ho visto che l'amore vince tutte le battaglie, è in grado di far superare gli odi, sia razziali che sia interrazziali, sia quelli fra le squadre. Diciamo che in questo momento io sono quasi contento, che alla fine della fiera mi sembra che l'ho preso in quel posto. E pensa a quelli che hanno fatto un abbonamento da 1 miliardo in Tribuna Rossa per andare a vedere l'Inter, che si era comportata bene, o per andare a vedere la Lazio, che a un certo punto della sua carriera, diciamo il 5 aprile del 1998, ha avuto un fallo in area fatto da Giuliano e l'arbitro Mollina non l'ha fischiato. E allora tutti hanno pensato male, ma non dovevano pensare male, no 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 no, perché l'arbitro Pollina, così come l'arbitro Rodomonti, diciamo quello di Juve Empoli, non ha commesso quella svista in nome di chissà quale pastetta, no 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 no, l'ha fatto in nome dell'amore, perché lui ama il campionato. E voi non lo sapete, ma gli arbitri si vogliono bene e si vogliono bene anche con i calciatori, tanto è vero che io con i miei occhi ho visto che alla fine di Inter Juventus l'arbitro della partita è andato dai calciatori della Juve e li ha baciati e li ha abbracciati come se fossero degli amici. Boom boom, attenzione, liscia Ronny, messo giù, messo giù, è rigore incredibile, Simone in campo, Simone in campo, Simone in campo, signori, l'Inter in campo, tutta la panca, incredibile, ha mandato un rigore grande e adesso danno un rigore alla Juve, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Giuliano atterra Ronaldo in area perché per fermarlo non gli resta altro da fare. Rigore. Anzi no, per il signor Ceccarini tutto regolare. Incredibile. Si fa davvero fatica a crederlo. Una manciata di secondi. Contatto West Del Piero. Fischio. Rigore concesso alla Juventus. Impossibile. Invece è tutto vero. È lì, da vedere. La rabbia e il senso di impotenza di chi ha dato tutto per mesi e si vede negata anche l'evidenza dei fatti.